Canto 15. Ora ci avrebbe fatto strada uno dei margini pietrificati del ruscello. Il vapore che si alzava dal sangue ribollente come una noiosa nebbia densa ci avvolgeva, così che dal fuoco ci divideva l'acqua e gli argini, nello stesso modo con cui i fiamminghi hanno costruito una diga fra Vissan e Bruce, per allontanare l'assalto del mare che pericolosamente li minaccia con violente mareggiate, così come fanno i padovani lungo il fiume Brenta per difendere le loro città e i castelli prima che la Carinzia senta il caldo e faccia sciogliere le nevi che vanno ad ingrossare minacciosamente quel fiume. Nello stesso modo con cui erano state fatte e concepite tutte quelle opere, l'artefice, che fosse poi stato Dio o il diavolo, fece quegli argini, nonostante che non fossero né così alti né così grandi. Eravamo già tanto lontani dalla selva che io non avrei potuto vederla più, anche se mi fossi voltato indietro per riguardarla. Quando ecco che incontrammo una schiera di anime che venivano lungo l'argine e ciascuna ci guardava come accade ad uno che suole guardare un altro la sera, quando c'è pochissima luce. Così aguzzavano la vista verso di noi come il vecchio sarto fa nella cruna del lago, per infilare il filo. Quindi, dopo aver osservato intensamente quella schiera, fui riconosciuto da uno che mi prese per la veste e gridò: Che meraviglia! Ed io, quando quella creatura mi porse il braccio, ficcai gli occhi in quella figura avvolta dal calore e dal fumo, così che il suo viso bruciato dal calore non nascose al mio ricordo la sua conoscenza, ed avvicinando il mio volto al suo risposi: Siete voi qui? Ser Brunetto. Oh figlio, non ti credi spiacere se Brunetto Latini si trattiene un po' con te, abbandonando per poco questa schiera alla quale appartiene. Per quanto la mia volontà possa contare, vi prego, e se volete che mi segga qui con voi, lo farò volentieri, se me lo permette colui che mi accompagna. Oh figliolo, chi di questa schiera si fermasse un po' sarebbe costretto poi a giacere 100 anni senza potersi proteggere o difendere quando il fuoco che ci cade addosso lo ferisce. Pertanto non fermarti. Vai oltre ed io ti verrò dietro. Poi raggiungerò di nuovo il mio gruppo che va piangendo i suoi eterni dolori. Io non osavo scendere dall'argine che mi proteggeva dal fuoco e che ci acconsentiva di camminare sicuri per andare da lui, ma stavo comunque con il capo chino in segno di riverenza e devozione come un uomo fa, in segno di rispetto, nonostante mi trovassi di fronte ad un dannato. Egli cominciò dicendo: Quale caso destino voluto da Dio ti conduce qua giù prima di morire? E chi è questo che ti indica il cammino? Lassù in vita mi persi in una valle, in un momento in cui la mia vita e la mia età non erano ancora molto avanzate. Non più tardi di ieri mattina l'ho lasciata, ed ecco che Virgilio, la mia guida, mi apparve proprio nel momento in cui non riuscivo a staccarmi definitivamente da quella terribile situazione. E lui ora, attraverso questo lungo viaggio e lunga strada, mi sta riconducendo a casa. Se tu seguirai il tuo segno, non potrai fallire il tuo scopo, almeno se il mio giudizio su di te era esatto quando anch'io ero in vita e ti conoscevo, e se non fossi morto così presto, considerando il cielo così favorevole a te e la tua predisposizione allo studio, ti avrei aiutato volentieri anch'io ed incoraggiato nella tua opera e nel tuo lavoro. Ma quel popolo ingrato e maligno, che ebbe origine dall'antica Fiesole e che è ancora pregno della mentalità così dura e ottusa di quei montanari, proprio per il tuo agire e ben operare nell'interesse esclusivo della città, al di sopra di tutti i partiti e delle fazioni cittadine, ti sarà nemico. E questo sappi che in fondo è anche giusto, perché il dolce fico non deve fruttificare e dare i suoi squisiti frutti tra gli aspri sorbi e le bacche. Una ormai vecchia convinzione ed una più generale opinione del mondo definisce fiorentini ciechi ed ingenui, gente avara, invidiosa e superba. Stai alla larga dai loro pericolosi costumi e dai loro vizi. Il tuo destino e la tua onestà ti riserveranno molto onore, e per te sarà proprio un onore quello di essere odiato sia da una parte, i bianchi, sia dall'altra, i neri.
ma l'erba stia lontana dal becco che la cercherà e cercherà di beccarla, ed allora nessuna delle due parti potrà impadronirsi di te. Si divorino fra loro le bestie fiesolane, facciano pasto di loro stesse e non tocchino quella pianta se alcuna sorge ancora fra il loro letame. Infatti in quella pianta rivive ancora la nobile sementa di quei romani che rimasero in quel luogo che essi stessi fondarono, cioè la città di Firenze. Ma lì purtroppo nacque anche quel covo di malizia e di cattiveria derivata dagli antichi fiesolani che erano la maggioranza. Se il mio desiderio fosse esaudito del tutto, voi sareste ancora vivo. Infatti mi è ancora impressa nella mente ed ora mi addolora la cara e buona immagine paterna di voi, quando in vita, nei momenti in cui si presentava l'occasione, mi insegnavate come, con opere degne, l'uomo possa lasciare di sé buona memoria anche dopo la vita. E di quanto io ve ne sia grato, lo dimostrerà il fatto che per me, mentre ancora sarò in vita, sarà giusto ed opportuno in qualsiasi degna occasione che lo debba ricordare sempre. Ciò che mi dite del mio futuro lo scrivo nella mia memoria e lo terrò in serbo perché sia interpretato insieme ad altro testo da una donna, Beatrice, che saprà farlo se riuscirò ad arrivare fino a lei. Sappiate soltanto che sono pronto a tutto, purché la mia coscienza rimanga pulita, e sono pronto a ciò che il destino mi ha riservato. Non sono nuove per i miei orecchi tali previsioni. Del resto, la fortuna giri pure come vuole la sua ruota, come il villano la sua zappa. Il mio maestro si voltò indietro verso destra e mi guardò, e poi disse: «Buon ascoltatore è colui che scrive ciò che sente e lo osserva». Non di meno andavo parlando con Ser Brunetto e domandavo chi fossero lì con lui nella sua schiera i personaggi più famosi e più importanti. E lui a me: «È giusto sapere di qualcuno, di tanti però è bene non parlare, perché il tempo sarebbe troppo breve per un discorso così lungo. Per concludere, sappi che tutti furono gente di chiesa e letterati famosi, e tutti durante la loro vita peccatori di sodomia. Prisciano di Cesarea, famoso grammatico, se ne va con quella triste schiera, e poi Francesco da Corso, mio coetaneo. E se tu avessi voglia di soddisfare il desiderio di conoscere un essere così abietto, potresti anche vedervi quell'Andrea de Mozzi, che fu vescovo di Firenze e che fu trasferito dal papa Bonifacio VIII a Vicenza, dove morì tutto teso e dedito al suo vizio. Parlerei ancora, ma il mio cammino del mio dialogo non può essere più lungo di così, perché vedo sopraggiungere una nuova schiera di dannati che stanno alzando fumo e polvere. Stanno giungendo anime con le quali non posso confondermi, perché sono altri peccati. Ti sia cara la mia opera, il tesoro in cui io vivo e per la quale vivo ancora nel mondo terreno, e non chiedo di più». Poi si volse e corse via come il vento, come coloro che per la campagna di Verona durante la prima domenica di Quaresima corrono il palio o drappo verde, e di quei veloci corridori sembrava certamente il più veloce, cioè colui che vince, e non certo colui che perde.